Alessandro Tedde, che è un aderente individuale, ma anche un collaboratore di Transforma. Alessandro, ci sei? Sì, mi sentite? Sì, vai. Sì. No, intanto vabbè, vi ringrazio, mi dispiace non essere presente per noti motivi che mi tengono qua nella mia isola, però mi faceva molto piacere intervenire e portare il mio contributo, essendo stato, come dire, insieme a tutto il gruppo fondatore, uno tra i primi ad aver riposto il problema perché e averlo posto soprattutto insieme con Andrea Lampresa, altri compagni che poi abbiamo conosciuto, proprio dalle, diciamo così, dalle pagine di Transform Italia, che ha avuto negli anni, negli ultimi anni sicuramente, questa capacità di essere una piattaforma a partire dalla quale molte voci che incrociavano i temi dell'Europa, della sinistra, potevano incontrarsi, conoscersi. Così è successo per me con i compagni con cui abbiamo fondato il Comitato Europa Sinistra. E senz'altro c'è da dire una cosa, ed è stata già detta da Piero, ma mi pare opportuno risottolinearla. Noi siamo imbarcati in questa iniziativa degli aderenti individuali, sapendo che avremmo fatto un lavoro in qualche misura di avanguardia, non perché abbiamo la pretesa di dettare la linea a nessuno, ma in realtà perché ci siamo trovati di fronte alla vera e propria, come dire, inedita costruzione di un tipo di militanza diverso rispetto a quella a cui tutti noi eravamo abituati, cioè un tipo di militanza. Molti di noi arrivano da esperienze chiaramente di militanza nazionale, magari collocata territorialmente nelle proprie sezioni, cellule di partito o nelle sedi del sindacato e quant'altro. Invece, l'obiettivo che ci siamo dati è stato appunto quello di costruire una militanza che avesse un concetto, una caratterizzazione di transnazionalità. E questo è l'elemento che ci ha portato a considerare l'opportunità di lavorare su un partito come aderenti individuali direttamente di un partito europeo. Noi sappiamo chiaramente, come giustamente diceva Piero, che attualmente i partiti europei sono concepiti prevalentemente come federazioni di partiti nazionali, come federazioni di secondo livello, a livello appunto europeo. Però è vero che il Partito della Sinistra Europea ha già negli anni 2000 lanciato l'idea di una militanza diretta sul piano continentale, quindi che vada oltre i confini normali e nazionali in cui noi in tutto il Novecento abbiamo sperimentato la nostra modalità di partecipazione attiva alla politica. E quando abbiamo lanciato il comitato, devo dire la verità, noi pensavamo a un comitato che avrebbe raccolto in Italia le sue adesioni, invece in questi primi mesi di lavoro abbiamo ricevuto adesioni da molti paesi e non solo europei, perché siamo arrivati addirittura dall'altra parte del mondo, perché dall'Argentina, dal Kazakistan, e ci siamo chiesti anche il motivo. Ebbene, il motivo è semplice in un paese come l'Italia. L'Italia conosce oggi in senso storico, quindi da alcuni decenni, il fenomeno dell'immigrazione, ma il nostro è un paese, e lo è ancora fortemente, di emigrazione. E quindi esiste una vera e propria diaspora di lavoratrici e lavoratori sostanzialmente, che si arrampicano nella catena del valore mondiale alla ricerca di miglioramento della loro posizione. E quindi è stato chiaro che è divenuto molto chiaro per noi che il concetto della transnazionalità facesse quasi parte di una caratteristica quasi nazionale. Noi siamo un paese che ha una comunità di lavoratrici e di lavoratori che ha conosciuto e conosce l'idea di dover abbandonare i confini della propria Repubblica che, pur essendo consacrata costituzionalmente alla ricerca della piena emancipazione personale, in realtà questo obiettivo le sue classi dirigenti lo hanno subito messo da parte, per gli ovvi motivi collegati al rischio che le classi dirigenti appunto cambino e diano spazio nelle loro fila a chi è alla ricerca di un'emancipazione personale piena che arriva dalla classe lavoratrice.
Sicuramente stiamo affrontando una sfida di avanguardia perché stiamo sperimentando un metodo. Sperimentare un metodo significa chiaramente fare anche degli errori. Io credo che gli errori siano quanto di più formativo si possa fare in ambito politico. Ricordo anche detto che forse, come dire, anche il compagno che qua rappresenterà i lavoratori della GKN ricorderà che, insomma, perché l'ho sentito dire, forse non, insomma, da lui, comunque in un'iniziativa in cui c'era anche lui, che insomma il movimento operaio avanza di sconfitta in sconfitta verso la vittoria finale. Quindi noi siamo, come dire, socialmente portati, sappiamo incassare perché sappiamo di essere anche dal lato giusto della storia. Qual è quindi il contributo che questo piccolo comitato dalle grandi ragioni, come l'abbiamo chiamato in un recente editoriale sul sito, qual è il contributo che può dare? Beh, sicuramente il contributo di, in un mondo estremamente complesso, in cui le questioni da affrontare sono sempre di più e sempre più complicate, è quella di riuscire a creare una vera e propria organizzazione di quadri capace di trasportare un dibattito europeo ormai determinante anche per le questioni nazionali, per le questioni delle classi sociali e dei ceti subalterni per i lavoratori, portare quel tipo di dibattito in Italia e cercare di ricostruire poi un percorso perché quel dibattito possa, con i dovuti strumenti, arrivare di nuovo nei luoghi delle decisioni europee. Sappiamo bene le scelte disastrose fatte dalla classe dirigente italiana in merito all'opportunità di fatto comunitarizzare il circolo di bilancio, della politica di bilancio del nostro paese attraverso la modifica dell'articolo 81 della Costituzione. Sappiamo bene quanto sia preponderante, anche per evidenti motivi collegati a un bilancio pubblico e ai parametri di debito e di deficit, quanto sia preponderante l'intervento delle istituzioni europee, un intervento ovviamente che si sviluppa nella maggior parte delle volte contro certi tipi, alcuni ceti sociali. E quindi sappiamo anche che sia necessario, come dire, che inizi a costruirsi un soggetto, dei soggetti che siano proprio una vera e propria infrastruttura capace di consentire l'esercizio di diritti, l'esercizio anche di l'acquisizione di un potere, di capacità egemonica in quel livello lì. L'errore che si è sempre fatto finora è stato quello di considerare l'Europa come qualcosa di altro, senza renderci conto che in realtà l'Europa ce l'avevamo in casa, e quando si dice in casa, c'è veramente in casa, nel senso che ormai anche, come dire, le decisioni prese a Bruxelles incidono chiaramente sulle bollette. Fa molto ridere pensare, se non facesse piangere, farebbe molto ridere pensare, come dire, a quello che ci è stato posto di fronte al tema della guerra, scegliere tra il condizionatore o la pace. Insomma, siamo a livelli Vale. anche molto ridicoli, insomma. Però, per giungere alla conclusione, il punto del lavoro di questo comitato è uno fondamentale, cioè cercare di coadiuvare un lavoro da fare a livello nazionale su un impianto di tipo europeo. C'è sicuramente una cosa positiva, sappiamo che il fatto che nell'Europarlamento ci sia una discussione aperta sull'opportunità di avere delle liste transnazionali per il rinnovo dell'Europarlamento, quindi che vadano oltre i perimetri nazionali, e sicuramente quello è un ambito in cui noi ci dovremo, se sarà possibile, impegnare, cercando di collegare la costruzione politica di un punto di vista di una sinistra in Italia con un punto di vista europeo, con l'obiettivo chiaramente di portare tutte le nostre tematiche e nuovamente una rappresentanza italiana in Europa. È chiaramente un percorso non semplice, ma è un percorso che va fatto e penso che, come dire, ci siano tutti gli strumenti e tutte le risorse per farlo, e l'augurio è che questo appuntamento sia, questa prima assemblea sia solo la prima di tante. Grazie. Grazie Ale. Noi comunque ci proviamo, no?